chi l'ha detto che la grande pesca sportiva abbia bisogno di battimetriche alte o che solo nella profondità oceanica si possa pescare con soddisfazione e divertimento? Esistono spot di pesca che dimostrano chiaramente il contrario. Uno di questi è una vera chicca tutta italiana, Ancona. Siamo in Adriatico, nel centro Adriatico e più precisamente ad Ancona. Ancona è uno spot ormai conosciuto per svariate tecniche di pesca, primo fra tutti sicuramente la pesca al tonno rosso. Pratichiamo questa tecnica sia in drifting in determinati periodi dell'anno che a spinning in periodi primaverili e autunnali. Nella ricerca dei gabbiani sicuramente una valida strumentazione sarà di buon aiuto. Utilizzo il radar innanzitutto. Una delle caratteristiche che ha il mio strumento è quella di avere l'autoboard. L'autoboard praticamente che cos'è? Come vediamo nella scala non è altro che un innalzamento del gain fino al 90, 92, 94% e mi dà appunto la possibilità di vedere sulla schermata anche la presenza non solo di un branco di gabbiani ma anche di un singolo gabbiano. Adesso in questo momento sulla mia sinistra sta transitando un gruppo di gabbiani. Se io zoomo, eccolo qua come viene indicato. Praticamente è un cerchietto che rosso, adesso si sono riappoggiati sull'acqua, quindi in questo momento nuovamente non vedo nulla. Che vantaggio mi dà il radar? Mi dà la possibilità di vedere la presenza di gabbiani oltre la distanza che avrei visto normalmente ad occhio nudo. Avere a disposizione una buona strumentazione ci darà anche un altro importante aiuto, e cioè la scelta dello spot. Come detto precedentemente, oltre alla ricerca dei gabbiani, la ricerca dello spot viene anche in base alle nostre esperienze, quindi ai giorni precedenti o, come spesso io faccio, utilizzando appunto lo strumento, in base agli anni precedenti. Come si vede dalla schermata, vediamo che su ogni waypoint posizionato ho dato una data e ogni tipo di colore o di segno differente corrispondono a un certo periodo dell'anno. Permette di capire innanzitutto dove hanno transitato i pesci l'anno precedente, oppure addirittura ecco dove abbiamo visto attività i giorni precedenti, e addirittura dall'insieme degli spot riesco a capire l'anno successivo dove andare a ricercare i pesci in base appunto alle rotte che hanno percorso l'anno precedente.